aperto il cancello sono stato immediatamente colpito da un'energia fortissima. Tra queste luci, ombre, questi tagli radenti e poi le gallerie, poi improvvisamente un'apertura, poi altre sale che si dipanavano, salire, scendere. Improvvisamente è stato come fare un viaggio, fare un viaggio dentro di me, un'ascesi, una ricerca del senso dell'esistere. È stato come essere l'uomo della caverna, le grotte di Lescaut, di Altamira, dove l'uomo si trovava davanti all'assoluto, a tutti i problemi della vita. Ecco, io qui, in questa fortezza, ho sentito questa sacralità, questo bisogno di raccontare il mio percorso. Thank you.
ho scelto le opere che più intime che avevo in studio, che normalmente non vengono esposte per la prima volta, tra l'altro hanno avuto l'opportunità di confrontarsi, di dialogare tra di loro. Credo che sia riuscito questo mio sogno, questo mio anche potrei dire bisogno di rappresentare il mio percorso. Non c'era bisogno di realizzare nulla di nuovo, tutto era già fatto, tutto era composto, tutto era già costruito nel mio percorso. E la cosa straordinaria è che ogni opera, ad ogni passo mio all'interno della fortezza, si è collocata da sola, ha scelto il suo spazio, come se tutto fosse già scritto. Se quel luogo le aspettasse da sempre.
lo spazio e le opere si sono sposate. Una ha valorizzato l'altro. I ferri sono i ferri della fortezza, il cotto, il mio cotto, il cotto dei mattoni con cui è stata costruita. E c'è una simbiosi, gli stessi colori, c'è un vivere uno attraverso l'altro. E credo sia stato un miracolo. La vita, la morte, il mistero, l'oltre, in questo spazio si contaminano, si confondono, si mischiano. È tutto un vivere, è un pezzo della nostra vita. Sono le mie paure, ma credo che siano le paure di tutti e le bellezze di tutti, questi figli che nascono, che se ne vogliono andare dalle loro madri. Poi alla fine la distruzione, la ferita. C'è il dolore. C'è l'amore. C'è tutto quello che noi, credo, dobbiamo affrontare ogni giorno nel nostro percorso dell'esistere.